Un movimento che non si ferma, sempre in cerca di nuovi orizzonti e nuove sfide. ACMOS riparte scrivendo una delle pagine più importanti della propria storia. L'Assemblea Soci di sabato ha sancito l'inizio di un percorso che porterà alla creazione di una nuova realtà nazionale. Siamo ripartiti dal ricondividere la crisi dello stato attuale del nostro paese, per questo ci rimotiviamo ribadendo la scelta educativa. La scelta educativa significa scommettere sulla cultura, che è una sfida che appartiene a tutto il nostro paese, e quindi il grande rilancio di quest'anno è affrontare la sfida educativa all'interno di un ambito nazionale. E quello che vogliamo fare è aggregarci insieme ad altre forze, le forze migliori giovanili che abbiamo conosciuto in questi 12 anni di esperienza, per ritrovarci in un'unica rete, in un'unica organizzazione nazionale, all'interno di radici comuni, all'interno di valori condivisi, con lo scopo di poter contribuire a costruire un'Italia migliore. Questo percorso vorrà dire innanzitutto fare due cose. Il primo, scegliere di formarci tutti insieme come un solo grande movimento. Chiederemo infatti alle associazioni di fare la campagna come fanno tutti i soci di ACMOS. Questa è la prima parte. La seconda, cominciare a progettare insieme, quindi fare anche delle attività a livello di collaborazione tra associazioni e costruire due momenti di coordinamento. Uno sarà già a febbraio, in cui tutti i presidenti si incontreranno, anche ACMOS, per costruire le diversi progetti. Una risposta corale al periodo di profonda crisi attraversata dal nostro paese. Associazioni che operano e lavorano con dedizione e passione a Roma, Ciampino, Aosta, Trieste, Verbania e Sarzana. 20 ragazzi, rappresentativi di circa 300 giovani, hanno partecipato a giornate di lavoro e riflessione, condividendo i principi fondanti del nostro movimento. L'impegno che sta alla base dell'attività di ACMOS è lo stesso impegno che sta alla base dell'attività dell'Associazione 21 Marzo e l'orizzonte di riferimento anche. Sicuramente ACMOS ha in più delle metodologie e degli strumenti che, per quel poco che le abbiamo conosciute, secondo noi sono molto molto valide e riescono a incidere davvero la società, a essere un fattore di cambiamento. Sicuramente abbiamo strumenti differenti, perché noi appunto utilizziamo la storia delle religioni, utilizziamo l'elemento religioso per portare avanti il nostro lavoro, mentre ACMOS utilizza appunto altri strumenti, quello della democrazia, quello della cittadinanza attiva. Però ecco, alla fine penso di poter dire che abbiamo, comunque condividiamo degli obiettivi, che appunto quello della partecipazione, della partecipazione consapevole alla vita politica e sociale dello Stato. Uno dei nostri obiettivi è insegnare legalità nelle scuole. Noi sappiamo che ACMOS lo fa benissimo e riesce a far diventare gruppo tanti ragazzi, tante persone, e quindi questo è uno dei nostri obiettivi e siamo qui per imparare. Unite dal brand We Care, a noi sta a cuore, queste realtà hanno siglato il patto associativo, atto che impegnerà tutti a portare avanti la campagna per la cittadinanza. Come ACMOS crediamo nel valore e nell'importanza dell'educazione permanente all'interno delle scuole. Era un percorso che avevamo già portato avanti, quindi questa per noi è un'occasione sia per maturare, per crescere insieme e per darci appuntamento sul futuro. Ci ritroviamo anche noi nello spirito del fatto che bisogna appunto fare cultura della legalità e appunto trovare anche un metodo educativo su cui lavorare e poi poter partecipare meglio nelle scuole. Con ACMOS quello che ci aspettiamo è di poter creare un percorso comune, di riuscire a fare in quest'anno sociale delle attività che possono avere il logo di Rime e il logo di ACMOS vicino, sotto il marchio We Care che ci caratterizzerà. Don't worry, we care. Questo è il motto scelto quest'anno per la campagna per la cittadinanza e per la scuola di politica. Un percorso di approfondimento e conoscenza per capire i meccanismi che regolano il mondo economico, al fine di non rimanerne schiacciati. Un anno coraggioso, in momenti come questi, che sono senz'altro momenti di crisi, chi ha la fortuna di avere delle risorse ha il dovere morale di spendere queste risorse per costruire un futuro, non solo per sé, ma per gli altri e per ciascuno, migliore del presente. ACMOS, benvenuti in Italia, il nostro movimento, in questo frangente storico molto difficile, hanno il privilegio di avere un fienile pieno di buon grano. Sono le persone che lavorano con noi, sono i nostri bilanci sani,
sono i giovani di Mezza Italia che hanno sottoscritto il patto associativo per fare più grande il nostro movimento. Scegliamo il motto We Care perché a noi sta a cuore. Ed è per questo che lavoreremo un anno intero per non fermarci alla diagnosi, ma cercando la prognosi al male del nostro sistema. Quindi abbiamo un privilegio, dobbiamo fare di questo privilegio una risorsa, una responsabilità e quindi la possibilità di condividere tutto ciò per costruire quell'Italia che oggi non c'è ma che vogliamo che ci sia.